dovrà scontare 10 anni di reclusione e pagare un'ammenda di 2.500 euro e dire che ci aveva provato a far perdere le sue tracce Teodoro Scorrano, ostunese ben noto alle forze dell'ordine e per qualche settimana ci era anche riuscito, ma la breve siesta ad un bar del centro nella cittadina di Cisternino nel caldo pomeriggio di domenica gli è valsa la cattura. Un curriculum per Scorrano di tutto rispetto: associazione per delinquere, concorso in rapina e possesso d'armi, reati ben citati nell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a carico del 48enne di Ostuni dalla Procura della Repubblica e che ha dato via alle indagini in tutta la penisola. Da qualche settimana, infatti, l'uomo era ricercato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi e di Milano, città in cui si credeva si fosse rifugiato. Una ricerca a 360 gradi che ha interessato anche i parenti dello stesso Scorrano, che avrebbero indirizzato poi la polizia in Brianza, luogo che, secondo i familiari, l'uomo avrebbe raggiunto per lavoro. Una caccia durata poche settimane. Domenica, la svolta delle indagini, alle 18, quando Scorrano, in compagnia di una donna, si è fermato in un bar di Cisternino e, avvicinato da un agente in borghese, è stato smascherato, arrestato e condotto presso il carcere di Brindisi.